Marta Mascarello, centrocampista, sei stata ospite in questa tarda mattinata qui al Attilio Bravi di Bra del Summer Camp. Tantissimi ragazzi, tra l'altro vedevo anche che gli hai autografato magliette, zainetti. Com'è stato incontrare i ragazzi che stanno facendo un'esperienza sia sportiva ma soprattutto anche di divertimento? No, è stato bello perché poi ti riporta un po' a quello che è l'inizio della tua carriera, no? Tra virgolette carriera. E quindi vedere tutti questi bambini così appassionati e che giocano a calcio anche d'estate quando in realtà si dovrebbe star fermi è bello. E mi è piaciuto l'interesse che hanno mostrato, anche tutte le domande che mi hanno fatto, quindi è stato bello. Che effetto ti fa firmare degli autografi? Stranissimo ancora, cioè non penso che ci prenderò mai l'abitudine. Ma non è detto, non è detto. La tua è stata una carriera, ma diciamo è un percorso di crescita sicuramente molto molto bello, in provincia di Cuneo, Albese e poi Cuneo e la tua ultima squadra, l'esperienza col Tavagnacco, no? Quindi raccontami un po' com'è stato questo tuo percorso, come l'hai visto? Beh, diciamo che è stato un percorso sempre a salire, sempre a salire di uno scalino e dagli inizi all'alba con la Serie B, poi l'approdo in Serie A col Cuneo dopo aver vinto un campionato di Serie B e poi Tavagnacco è stato importantissimo per me in questi 2 anni perché mi ha dato la possibilità il primo anno di arrivare addirittura terze in campionato, di giocare con gente di esperienza, con più di 100 presenze in nazionale, quindi diciamo che sono stati 2 anni belli, belli sia dal punto di vista della squadra che personali. Quindi mi guardo indietro e sono contenta di quello che ho fatto. E tra l'altro a campionati fermi in estate, cosa non si ferma è il calciomercato, sono i rumors, chiamiamoli così. Sappiamo che è forte l'interesse della Fiorentina. Per te ci sono stati già dei contatti, che cosa ci puoi dire al momento? Beh, diciamo che sono stata contenta che alcune squadre mi abbiano contattato quest'anno, perché vuol dire che comunque il lavoro fatto è stato buono. E sì, diciamo che la Fiorentina comunque è una società importantissima e vedremo quello che succederà. Quest'estate per te a breve ci sarà comunque un'esperienza importante. Mi dicevi prima che sarai impegnata alle Universiadi a Napoli con una selezione under 23, però mi dicevi un girone di ferro, però sicuramente sarà una bella esperienza. Sì, no, sicuramente una bella esperienza, curiosa di iniziare, di vedere anche l'atmosfera dell'università, di tutti gli altri sport, il villaggio olimpico, chiamiamolo. E sì, purtroppo, tra virgolette, abbiamo un girone abbastanza difficile perché abbiamo Giappone e Stati Uniti, che sono forse le 2 forze mondiali del calcio femminile, però vedremo, andiamo con una squadra forte e fiduciosa di poter far bene. Adesso sembrerebbe facile parlare di calcio femminile in Italia per via dei mondiali, insomma, la vittoria con l'Australia e la partita che ci sarà con la Giamaica questa sera, però quanto è cresciuto anche dal tuo punto di vista il calcio femminile in Italia? Ma io credo che negli ultimi anni ci sia stata una crescita evidente e sotto gli occhi di tutti. Spero che questa crescita non si fermi e che continui ad andare avanti. E il fatto che i club professionistici abbiano investito sicuramente ha dato una svolta e speriamo che ci sia un riscontro anche dal punto di vista delle televisioni e delle persone che ci seguiranno. E Marta è soddisfatta del percorso che ha fatto fino ad adesso e ha ancora tanta voglia di crescere? Molto, molto soddisfatta, ovviamente c'è sempre qualcosa che si cambierebbe nel proprio percorso, però sono soddisfatta e so di poter lavorare ancora tanto e di poter migliorare ancora tanto, quindi curiosa di vedere cosa succederà in futuro.